Buongiorno a tutti! Allora, nel video di oggi, ragazzi, voglio andare a fare un esperimento, una cosa che non ho assolutamente mai fatto, anche perché io non ho mai dipinto proprio, quindi, oddio, ho paura, sarà probabilmente un fail, ma ho visto un video su YouTube di un tizio, non so chi sia, non si fa vedere, che fa questa cosa, che si tratta più che altro di mettere i colori a caso su una tela e spalmare. Il risultato mi piace tantissimo e anche il procedimento era molto rilassante da guardare, anche se aveva semplicemente messo sotto una musichina, perché secondo me non fa nessun suono, però da guardare basta, è molto molto rilassante. Quindi mi sono armata di una tela, e se non è neanche tanto piccola, ma sono andata a comprarla in un negozio di cinesi, quelli che vendono un po' di tutto, e appunto l'ho pagata poco, visto che tanto probabilmente farà schifo. 4 euro per una tela, che è enorme, è enorme, sì. C'era o così oppure grossa, è così, quindi insomma preferito prenderla più grossa. Apriamo, e tra parentesi, mi sono accorta prima che durante il viaggio per portarla a casa l'ho rovinata. Guardate qua, non si vede niente. Vabbè, giuro che qui c'è un buchino, qui. Non so se si vede qualcosa, però c'è un buchino. E vabbè, quindi, cosa faccio adesso? Io provo. E non metto niente sotto il tavolo perché non ho trovato niente da mettere per non sporcare. Nel senso, io volevo usare un asciugamano che usavo, quello che uso per fare la tinta, che ormai è macchiato di indelebilmente di tinta, quindi si rovina con lo stesso, ma non lo trovo più. Però in realtà io uso i colori acrilici che vengono via con l'acqua, quindi se poi sporco il tavolo fa lo stesso, insomma. Quindi che cosa userò? Colori acrilici e una cazzuola. Cioè, quello che ho visto nei video, usavo una cazzuola che era tipo grossa così, però io ci ho provato, non ho assolutamente trovato una cazzuola più piccola di questa. Sarebbe da muratore, probabilmente quella che uso lui è da artista, ma non l'ho trovata. Ma va bene, ragazzi, adesso cambiamo la visuale e cominciamo. Dunque, io durante questo video appunto cercherò di parlare poco o niente. Magari spiego giusto all'inizio che cosa voglio fare. Allora adesso vado man mano a mettere delle strisciate di colore acrilico, che dopo andrò appunto con la cazzuola a spalmare. Sembra una parolaccia, ma no, si chiama davvero così quell'attrezzo, eh? Bene ragazzi, ora direi che il fail futuro può cominciare. Thank you.
Ok ragazzi, oddio, è orribile, cioè questo è il risultato, a me fa abbastanza schifo, nel senso, questo era quello che mi aspettavo, questo è quello che ho visto come risultato dall'altro video, però con una spatola così grande avrei dovuto fare diversamente, temo. Quindi sì, ecco, non so quanto considerate questo video riuscito bene, chissà, magari a qualcuno può piacere, insomma, comprano quadri con un puntino in mezzo che vale milioni di euro, se qualcuno vuole offrirmi 100 milioni di euro per questo quadro sono ben accetti. Ovviamente sto scherzando, ragazzi, tranquilli. E il punto è che, cioè, avete visto quello che mi aspettavo, questo non è esattamente... forse ho messo anche troppi colori perché sono diventati marroni in sostanza. Però vabbè, io e la mia cazzuola, ragazzi, abbiamo finito qui il video. E per quanto il risultato non sia esattamente il massimo, spero comunque che vi sia piaciuto, che vi abbia rilassato, vi abbia tenuto un po' di compagnia. E che tristezza, è orribile. Niente ragazzi, noi ci vediamo domani con le creazioni in resina. Ciao.